Allora, buongiorno a tutti e grazie per essere venuti qui. In Italia ogni 3 giorni una donna viene uccisa. Solo lo scorso anno sono state 120 le vittime ammazzate da un marito, da un fidanzato, da un convivente che diceva di amarle. Il fenomeno è di proporzioni enormi. Quasi 7 milioni di donne hanno subito qualche forma di abuso nel corso della loro vita, dalle violenze domestiche allo stalking, dallo stupro all'insulto verbale. La vita femminile è costellata da violazioni della propria sfera intima e personale. Negli ultimi anni è aumentato il numero delle donne che hanno trovato la forza e il coraggio di denunciare, perché hanno trovato dei punti di riferimento e di protezione nei centri antiviolenza, in associazioni che le hanno accolte, ed è aumentata, una notizia positiva, anche la fiducia nelle forze dell'ordine. Di queste violenze ci parla Anna Macri, autrice del libro Malamore, quando il male marchia il ventre delle donne, edito da Umberto Soletti. Anna ci racconta la storia di 10 donne calabresi. Ci rivolgiamo ad Anna. Anna, e come hai avuto l'idea di questo libro? Salve a tutti e grazie per essere qui. Allora, io ho scritto questo libro, in realtà stavo già conducendo uno studio sulla violenza di genere e mi interessava molto per questioni anche molto personali. Io in realtà faccio l'attrice di mestiere. Sono stata contattata dall'associazione Astarte per un convegno sulla violenza sulle donne e in qualità di attrice per presentare un libro di un criminologo. Questo libro ovviamente era un saggio tecnico ed era impossibile per me poter interpretare. Decisi di scegliere una storia, un caso, come vengono chiamati dai criminologi, ed era Rosina, che è il primo racconto del mio libro. Rosina era una donna che fu uccisa dal marito, che era satanista, nella prima metà degli anni 60 e non fu mai ritrovato il corpo. E io feci una ricerca perché ovviamente avevo pochi dati per poter scrivere un monologo da rappresentare. Feci una ricerca attraverso i parenti che erano ancora in vita e scrissi Rosina, che è rimasta sempre così come è scritta nel libro. Questo, a parte l'amicizia poi con Maria Grazia Muri, che è la presidentessa di Astarte, mi spinse a trasformare dalla teoria in pratica quello che avevo intenzione di fare, cioè impegnarmi nel sociale e su questo fenomeno, che effettivamente giù da noi in particolar modo è un fenomeno che nessuno conosce, perché in Calabria non c'è una percentuale reale della violenza di genere, se non dei dati parziali datici dalle associazioni, dai centri antiviolenza e così via. In realtà io penso che se non si conosce un fenomeno non si può combattere, e in effetti da noi non esiste, purtroppo è molto difficile capire quanta violenza sommersa c'è, come aiutare queste donne, perché ovviamente, sempre per il principio che non conoscendo non puoi attuare i mezzi per combatterlo, non esistono effettivamente dei servizi efficaci a frenare quello che è la violenza sulle donne. Io mi sono impegnata, ho ascoltato per un anno delle storie che hanno dato poi la stura al libro, creando così quello che è Malamore. Quello che volevo fare però non era soltanto raccontare delle storie di violenza, che ho scoperto sono quasi tutte simili, perché il male ha sempre delle regole fisse, sia nelle espressioni fisiche che nelle espressioni verbali, quindi erano molto simili tra di loro, e quindi io volevo in realtà attaccare il sistema, perché ho scoperto che una società che poggia su sovrastrutture, pregiudizi e ruoli ancestrali, secolari, nei confronti della donna, e che crea la vittima e il carnefice e li spinge all'epifania del loro destino, che è quello appunto di soccombere e fare del male.
Quindi il mio era un atto di accusa ed era, c'era anche la volontà di rappresentare il male esattamente così com'è. Infatti le mie donne, io le chiamo così perché il loro marchio lo porto anch'io e porto anche il loro. E volevo che avessero una voce reale, non edulcorata dai filtri che poi... Perché queste donne quando vanno in un centro antiviolenza parlano con il ventre, non parlano né con la testa né col cuore, ma buttano fuori tutto quello che hanno subito, tutto il marcio, tutto il dolore, tutta la rabbia, e a seconda della loro personalità ovviamente. E queste donne poi, una volta che lo hanno fatto, passano attraverso dei filtri della famiglia, della società, delle forze dell'ordine, degli stessi assistenti sociali. Quindi non sempre, cioè la realtà, il vero, il cristallizzare quello che hanno subito, lo puoi fare solo in quel momento. E quindi io volevo rappresentare quello con tutta la crudezza, con tutta la... con l'emozione, il dolore e la rabbia che provavano e che provavo nell'ascoltarle. E quindi io rappresento queste donne in quel momento, cristallizzate in quell'esatto momento del dolore e della violenza. Non hanno identità, non hanno passato, non hanno futuro. Mm.